Buongiorno, io sono Martina Toffolo e sono assessore all'urbanistica e pianificazione. Avremo occasione dopo nella presentazione del tema di ritornare su quello di cui mi occupo. In ogni caso, come assessorato, il tema principale è quello del lavorare per prevedere che cosa la città diventerà nei prossimi anni. Quest'anno poi abbiamo deciso di fare il nuovo piano regolatore, che è uno strumento, un progetto nel quale si vanno proprio a indicare le cose che si vorranno fare da qui ai prossimi 10 anni, e per far questo devo lavorare insieme a tutti i miei colleghi per mettere d'accordo le esigenze di tutti, oltre a quelle fondamentali di tutti i cittadini. E quindi noi, avendo deciso di fare il nuovo piano regolatore generale comunale, un nome lunghissimo, ma in pratica è quella carta che a noi serve per sapere che cosa si può fare sul territorio di Pordenone, quindi dove verranno fatte le scuole, dove i parchi, se si possono costruire ancora case, dove vanno fatte le fabbriche e via dicendo. Avendo deciso di iniziare questa cosa, consideriamo fondamentale, visto che voi non sarete i cittadini solo del futuro, ma siete già oggi cittadini, e la città la vivrete voi poi, sarà la vostra città, perché ci crescete, la vedete crescere con voi e quindi dovete assolutamente avere il modo di dirci come le immaginate. Abbiamo deciso di chiedervi un aiuto. E quindi all'interno dei lavori del Consiglio Comunale, con Francesca, Debora, con tutto il gruppo che insieme alle vostre insegnanti vi accompagnerà nel percorso del Consiglio Comunale, ma anche dentro le vostre scuole, visto che voi poi sarete portavoce all'interno delle vostre scuole, di prenderci un momento per ragionare su come voi immaginate e vorreste che Pordenone diventi domani. È una cosa importante e difficile perché noi poi quello che voi dite lo portiamo insieme a tutti gli altri contributi di tutti gli altri cittadini di Pordenone che ci stanno aiutando a costruire l'immagine che noi vogliamo di Pordenone per domani. E quindi abbiamo condiviso con Francesca l'importanza, prima con la Giunta, poi con Francesca e con il gruppo, l'importanza di questa scelta, di questo momento per la città. E l'opportunità che voi ci aiutiate in questo, e vi chiederemo di soffermarvi e di lavorare con noi per un breve periodo proprio per dirci voi come vedrete Pordenone domani.